cosa sono le confessioni? Si potrebbe dire un'autobiografia e forse la prima autobiografia, in qualche modo il viaggio di un'anima attraverso il mondo nella direzione di Dio. Ecco, Agostino è il primo pensatore che assume l'esistenza di un uomo in carne ed ossa come base sperimentale per il pensiero. Il pensiero in qualche modo deve trovare la sua verifica nella vita di un uomo. La vita di un uomo che è intesa quindi come un'avventura cognitiva, indubbiamente, ma in questo senso Agostino anche modifica completamente la nozione greca di conoscenza. La conoscenza nel senso greco è in definitiva quanto di più lontano possa esserci, come dire, dal tormento e dall'estasi. La conoscenza del saggio antico è impassibile per definizione, è serena, è lontana e in definitiva impersonale, ha poco a che vedere appunto con il problema che fin dall'inizio invece divora Agostino, che è il problema di una conoscenza sì, ma di una conoscenza che salva. Questo è un po' il grande, come dire, la grande innovazione della metafisica, che sarà poi quella appunto medievale, rispetto alla metafisica greca. E cioè non basta all'homo Christianus che qualcosa si salvi dal tempo e dalla morte. È tutta la vita del singolo, e non solo la sua vita intellettuale, ma la vita delle sue passioni, la vita dei suoi sensi, la vita della sua carne, che in qualche modo deve trovare salvezza. In Agostino, come dire, si instaura questa postura che sarà dominante lungo tutta la metafisica medievale. La conoscenza che salva è la conoscenza di una verità che salva. E questa verità che salva è in ultima analisi una verità personale. Mi dibattevo nelle mie catene affinché si spezzassero, ma pur diventate sottili, mi tenevano ancora stretto. E il Signore incombeva nelle mie segrete profondità e raddoppiava con severa tenerezza le frustate di paura e vergogna affinché non tornassi di nuovo a cedere, non rafforzassi ancora quell'esiguo e tenue filo che era rimasto e non me lo attorcigliasse intorno più forte che mai, ma al contrario, lo spezzassi definitivamente.